di Gianluca Mancini per la direzione sportiva lascio la parola a Morgan De Santis. Buon pomeriggio, benvenuti, presentiamo oggi Gianluca Mancini. Eh, Gianluca è un difensore giovane, è italiano, è già nel giro nazionale, ha tutte le caratteristiche che cercavamo nel difensore, sa difendere, sa impostare l'azione, l'anno scorso ha dimostrato anche di avere capacità di finalizzazione importanti. Siamo convinti che abbia ancora grandi margini di miglioramento, per questo abbiamo investito tanto su di lui. Quindi a voi la possibilità di togliervi tutte le curiosità. Grazie. Paesano, Roma Radio. Grazie. Dal punto di vista tattico, che cosa ti ha chiesto Fonseca in questi giorni e se c'è un compagno che ti ha impressionato di più in questi primi allenamenti? Grazie. Il Mister mi ha parlato e mi ha detto un po' delle situazioni tattiche che bisogna sviluppare in campo, soprattutto per noi difensori, essendo un difensore, e niente, difesa alta, grande, grande pressing ma anche grande circolazione di palla e saper impostare il gioco da, dal basso. Il compagni, ce ne sono tanti che mi hanno impressionato perché è una rosa molto forte e compagni molto forti. Se ti devo fare un nome, Colorob, eh, mi faceva impressione quando vedevo le partite, ma allenandosi insieme ancora di più. Giannini, Roma TV. Ciao Gianluca, buongiorno. Eh, lo scorso anno è stato quello della tua esplosione. Eh, anche se sei ancora giovanissimo, ti senti arrivato alla maturazione tecnica e agonistica? Assolutamente no, perché sono molto giovane, ho ancora da fare molta strada. E sono all'inizio. L'anno scorso ho fatto un buon campionato, però c'è tanto tempo per migliorare. E sono contento di, di stare qui e di migliorare con i miei compagni e con, con il nuovo Mist mangiante sky. In cosa Gianluca dovresti migliorare secondo te? Ma in tante cose, eh, nella rapidità, nell'essere un po' più veloce, nelle marcature a volte anche a zona, essendo abituato a marcare a uomo, ho, ho caratteristiche dove mi sento magari a mio, a mio agio e in altre caratteristiche so che devo lavorare molto. Ti chiedo un'ultima cosa perché hai... La 23, sappiamo bene la tua storia, no? ereditata da, da Materazzi, no? che è sempre stato il tuo. È acceso il microfono, no? Eh, allora che cosa devo accendere? Eh, e, e ti volevo chiedere questo: Materazzi diventa campione del mondo con, con De Rossi, con De Neri non ti sei incrociato, ti sei solo sfiorato, no? va via lui e arrivi tu. Per un giovane come te, del, del 96, del, sì. 6, quindi 23 anni. La carriera di De Rossi cosa rappresenta? Ma, eh, la carriera di De Rossi non la devo raccontare io, perché lo seguivo quando avevo 10 anni, l'ho visti, vincere il mondiale. E poi tutto quello che ha fatto è un qualcosa di, di straordinario. Essere in questo club dove lui ha passato. Tutta la sua vita sportiva, possiamo dire, è un motivo d'orgoglio, è un motivo per fare in più e per onorare al meglio la maglia. Viafora il tempo. Ciao Gianluca, benvenuto. Tu a gennaio sei stato vicino alla Roma, ci puoi spiegare meglio se è stata una tua scelta quella di rimanere a Bergamo per continuare un percorso di crescita oppure c'era la disponibilità anche per venire già a gennaio? Grazie. A gennaio c'erano state delle chiacchierate, ma poco di concreto. E io, sinceramente, trasferirmi a gennaio non, non era mia intenzione, perché, per rispetto all'Atalanta, volevo rimanere lì e, e finire la stagione lì. E quindi è una semplice chiacchierata che non è andata. Pugliese, la Gazzetta dello Sport. Ciao, eccomi qui. Eh, Spinazzola nella conferenza di presentazione ci ha detto che Fonseca gli ricorda per filosofia, per modo, di gioca, per modo di giocare in alcune cose Gasperini. Ecco tu che conosci anche Gasperini e che hai iniziato a conoscere Fonseca. Per te ci sono dei punti di contatto, anche se mi rendo conto che gli allenamenti sono pochi comunque quelli che hai fatto. Sì, io eh, è il quinto allenamento che ho fatto con il Mister, però già dall'inizio sì, posso dire che è vero, qualcosa rivedo in Gasperini. Poi è chiaro, ognuno ha le sue idee di calcio diverse. Uno chiede una cosa, il mister Ponseca ne chiede altre, però come intensità, come dispendio fisico, molto. Grazie. Lombardo, il Corriere dello Sport. Sì, ciao, eh, buona buonasera. Mm. C'è stato mai il dubbio di lasciare l'Atalanta, eh, quale, nella quale hai fatto parte di un progetto ed aveva raggiunto il traguardo storico della Champions? per venire alla Roma dove fino a pochi giorni fa, fino alla scorsa settimana, non si sapeva neppure se, facesse, se faceva i preliminari di Europa League oppure no. E poi nel passaggio dall'Atalanta alla Roma, no? molto spesso i giocatori che vengono dall'Atalanta e vanno in altre squadre hanno difficoltà, si dice perché Gasperini accompagna i suoi giocatori in campo tenendoli per mano fino al momento scendono in campo e poi dopo magari se vanno da altre parti si, si smariscono ecco questi pensieri li hai fatti quando sei venuto alla Roma? No, allora innanzitutto a Bergamo ho passato anni bellissimi e il dubbio di venire a Roma da quando c'è stato il mio procuratore mi ha contattato e mi ha detto che la Roma mi voleva non avevo nessun dubbio perché vestire questa maglia per me è, come ho detto prima è motivo d'orgoglio e ripaga tanti sacrifici che ho fatto da quando ho cominciato a giocare. Per la seconda domanda sì magari il mister ti posso dire eh, ti prepara al meglio. E quindi all'Atalanta eravamo un blocco unico che scendevamo tutte le domeniche eh, alla perfezione. Io non ti posso rispondere, quello solo che darò il massimo per, per questa maglia e spero di raggiungere grandi risultati. Morrone, La Repubblica. Ciao Gianluca, eh, volevo chiederti, se dovessi descrivere il modo di difendere di Fonseca, come lo descriveresti? Che cosa chiede in particolare a voi difensori nei movimenti? Io eh, ho fatto pochi allenamenti finora, però eh, come ho detto prima, il pressing, stare alti con la linea, eh, non avere paura di, di rimanere alti. Noi magari eravamo abituati, <coughs> dico un po' in Italia, a scappare quasi sempre. Lui ci dice non avere paura, rimanere alti per far ragionare meglio l'avversario e, e poi man mano che vado avanti cercherò di, di capire ancora qualcosa in più. Conforti Centro sono Sport. Ciao Gianluca, eh, hai già fatto una telefonata a Mr. Gasperini chiede, dicendogli comunque cosa si sta perdendo qui a Roma? Non ho capito, scusa. Hai già telefonato a Mr. Gasperini dicendogli comunque cosa si sta perdendo qui a Roma? No, lo, ci siamo sentiti, mi ha fatto in bocca al lupo e io ho fatto in bocca al lupo al mister Rocchetti, Italia Radio Asteria. Ciao, eccomi. Qui, Gianluca. <ride> Eccomi. Ciao, ti volevo chiedere cosa ti piace di più della sì. mh, filosofia di gioco di, di Fonseca e dato che Roma è una piazza comunque importante, se senti di avere la giusta personalità per fare il titolare da subito con la maglia della Roma, anche se hai 23 anni? Quello che mi piace del mister è il non avere paura di giocare palla anche dal basso. <coughs> E, come detto prima, io lo vedo anch'io un po' il calcio aggressivo, alto, andare a prendere gli avversari senza timore perché mi sento magari doti che ho. E pressione, io veramente nel mondo del calcio pressione ci deve essere, ma giusta, positiva, non la pressione di sbagliare, perché facciamo il mestiere più bello al mondo, io faccio parte di una squadra fantastica e quindi pressioni positive. Facciamo l'ultima, De Angelis, Rete Sport. Buonasera, benvenuto Mancini. Allora approfitto anche della sua schiettezza per chiederle eh, il passaggio dalla difesa 3 alla difesa 4 può essere così problematico per un, per un difensore oppure solo una leggenda metropolitana? E poi a questo punto le chiedo anche quale sarebbe il suo compagno. Di, di difesa ideale che caratteristiche dovrebbe avere poi se è possibile vorrei chiedere una cosa a De Sanctis se relativa all'operazione che ha portato Mancini alla Roma sì allora il cambiamento da difesa 3 a 4 ho avuto la fortuna di stare anche in nazionale di averlo fatto prima dell'Atalanta quindi diciamo sono abituato anche a giocare a 4 eh, magari all'inizio ci può essere qualcosa però Stan Stan è... Da parte mia eh, capire subito le cose che vuole il Mister e, e impararle velocemente. E la... Compagno ideale, che caratteristiche dovrebbe avere? Ma, eh, sono tutti forti, almeno quello che ho visto Juan e Fazio, che sono, al momento, sono due grandissimi giocatori e devo solo imparare e migliorare da loro. Poi su questo deciderà come sempre il Mister. Grazie. E per quanto riguarda Morgan De Sanctis, in riferimento all'operazione che ha portato Gianluca Mancini alla Roma e alla scelta che si è fatto anche di puntare molto sul, sugli ingaggi dei, dei calciatori, sul, sul tipo di ingaggio da dare, se è una strategia per evitare clausole rescissorie oppure se è stato semplicemente un metodo di convincimento per portare Gianluca e altri giocatori qui? Tutto rientra in un progetto condiviso sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico. Noi sappiamo anche che da qui in avanti dobbiamo fare un altro ingresso di un difensore centrale e poi insomma, tutte le altre decisioni verranno prese sempre tenendo presente parametri tecnici e parametri economici. Quindi non è niente di improvvisato. Grazie a tutti. Grazie.